Siamo qua al settimo piano dell'Hotel Roma che ci ha ospitato per questo incontro con il sindaco, la sindaca, anzi come tiene a essere chiamato, Katia Tarasconi. Siamo al settimo piano, quindi siamo sopra la città. E siamo sopra ai problemi della città, per cui non parleremo con lei di tutto quello che riguarda la sua attività come sindaco, ma parleremo di Katia Tarasconi, per cui le darò del tu, ti darò del tu, visto che abbiamo rapporti ormai da tanti anni, credo anche amichevoli, e quindi possiamo raccontarci le cose con tranquillità. Non parleremo dei problemi amministrativi. Che bello. Parliamo dei tuoi primi 50 anni. È un momento di passaggio, soprattutto per la donna, no? Quello dei 50 anni e mezzo secolo. E come ti senti in questo momento, in questo passaggio? Come stai vivendo questo momento di passaggio? Sarò anomala. È un compleanno come tanti altri, non lo vivo con particolare ansia, non mi sono mai affezionata alle ricorrenze di compleanni, è una cosa un po' strana, però non... 50, Come tanti altri. come tanti Ma altri. com'era quindi i compleanni precedenti? La bambina Katia Tarasconi, com'era? Tremenda. Io ero tremenda. E In che senso? beh, la mia mamma a un certo punto, io ho fatto le scuole elementari e medie a Bergamo e finita la quinta elementare, proprio perché ero tremenda, mi disse: Katia, io non so più cosa fare con te, quindi alle medie l'anno prossimo andrai dalle suore. E mi portò al Sacro Cuore di Bergamo, dalle suore. Perché ero tremenda, molto vivace. Molto io. Dopo le medie, quindi, come sei entrata quella che è l'età dell'adolescenza? Come l'hai Complicato, vissuta? momento complicato perché finita la terza media, ad agosto, prima di compiere i 14 anni ad ottobre, parto, per gli Stati Uniti, emigriamo e andiamo a New York. In realtà a Long Island, in questo piccolo comune, piccolo è un eufemismo perché c'era il liceo che ospitava circa 10.000 studenti e io non parlavo ovviamente l'inglese e mi sono ritrovata i miei amici erano di piacere, io vivevo con mamma a Bergamo, genitori separati, però mamma a Bergamo, papà a Piacenza e io fin da piccola mi sono sempre sentita piacentina e mai bergamasca. Non so perché, però è sempre stato così. E sono nata a Piacenza, però ho sempre vissuto fino alla terza media con la mamma a Bergamo. Quando siamo partiti, siamo emigrati a 14 anni, è un'età molto complicata, cioè ti iscrivi, vai, inizi il liceo con i tuoi amici. E io volevo essere a Piacenza, in realtà mi sono ritrovata nel mezzo di Long Island a 14 anni senza parlare l'inglese e questo non è stato semplice. Ho pianto per 2 anni circa. Com'è stata, a parte questi 2 anni, l'esperienza americana, anche la costruzione dei rapporti poi con l'America di quegli anni in particolare? Beh, all'inizio molto dura perché quando ti ritrovi in una realtà completamente diversa dalla tua, senza amici, così giovane ovviamente, si fa molta fatica. Poi io frequentavo delle lezioni aggiuntive perché all'epoca negli Stati Uniti c'erano dei corsi aggiuntivi di lettura, scrittura e di inglese e quindi mi ritrovavo in queste classi, con, portoghesi, russi, cinesi, iraniani, c'era tutto il mondo nelle mie classi e la cosa che ci accomunava è che nessuno di noi era americano, cioè nessuno di noi era nato lì. E poi con il tempo invece una volta che poi abbiamo cambiato casa perché ho fatto i primi 2 anni appunto a Long Island, poi ci siamo trasferiti ad Upstate e ho cambiato scuola,
E a quel punto, nella nuova scuola in cui sono arrivata, dopo 2 anni, però il mio inglese era decisamente buono, perché i ragazzi fanno la svelta, e a quel punto mi sono trovata in una scuola dove ho trovato degli amici, mi sono inserita ed è cambiato tutto, perché quando poi mi sono diplomata, dopo i 4 anni, mio papà, che appunto era a Piacenza, mi disse: "Vabbè, se vuoi adesso puoi tornare. Sei stata lì 4 anni, hai imparato bene l'inglese, hai fatto il liceo, adesso puoi tornare." E io gli dissi: "Guarda, papà, grazie, ma adesso non torno più. Adesso mi fermo qui e faccio l'università qui." Amicizie e amori anche in quegli anni Amicizie e americani. amori, ovviamente il mio primo grande amore del liceo, con cui ci siamo poi trasferiti all'Università di Miami, e quindi ovviamente 16-17 anni è l'età in cui iniziano le storie d'amore, Come sono state? no? È certo. Cosa c'è che anche nell'amicizia, nelle persone che sono, diventano poi tuoi amici, che cosa c'è? Cosa ti aspetti da loro? Sincerità, io ho una. Diciamo che pretendo, voglio dalle persone che mi stanno vicino che mi dicano quello che pensano, un po' perché lo faccio io e quindi non riesco a stare vicino a persone che in qualche modo si offendono su delle cose inutili e che comunque mi dicono quello che pensano a prescindere, nel senso, non ho bisogno di sentirmi che sono brava, che faccio bene, se qualcuno la pensa diversamente da me. Soprattutto in amicizia, o se vede qualcosa che sto sbagliando, apprezzo quando mi viene detto. Ma anche nelle amicizie femminili, con quelle che possono essere le persone, le colleghe, no, le amiche, anche Beh, con io credo che c'è un nell'arco di rapporto una vita, diverso sì. rispetto tra l'uomo e la donna e tra le No, ma io ho donne. sempre avuto amici maschi, fin da ragazzina, nella mia compagnia c'ero io, qui a Piacenza, sto parlando, cioè la mia Sì. compagnia era prevalentemente di ragazzi, non so per quale motivo, ma ha sempre funzionato così. Poi chiaramente crescendo diciamo che le amicizie vere nella vita, secondo me, se sei fortunato stanno su 2 mani, se sei meno fortunato su una. Che rapporti hai ancora con questi amici, con queste persone che hai frequentato da ragazzina, quindi? Diciamo che non ci vediamo spessissimo, ma so, e loro sanno, che se ho bisogno sono quelle classiche amicizie nel momento del bisogno so che se avessi bisogno ci sarebbero. Quando sei poi ritornata dagli Stati Uniti, perché sei ritornata? Poi avevi detto non torno. Poi sei ritornata e che mondo diverso hai trovato rispetto a quello che avevi lasciato? Sono ritornata nel 98 perché i miei nonni, io ero figlia unica da parte di papà e i miei nonni vivevano per me. E mi spiaceva essere stata via così tanti anni senza aver dato loro, pur tornando a Natale ed estate, non averli vissuti. E quindi a un certo punto poi volevo una famiglia e non volevo avere figli negli Stati Uniti, li volevo avere qui perché ritenevo che qui fosse un posto più consono per crescere dei bambini, però sono ritornata prevalentemente per i miei nonni, per stare vicino a loro. E ho fatto bene perché poi purtroppo mia nonna si è ammalata di Alzheimer poco dopo e io sono tornata nel 98 e nel 2003 è morto mio nonno. Il rapporto di lavoro, che tipo di lavoro hai affrontato all'inizio qui in Io ho fatto Italia? di tutto. Io no, ho iniziato a lavorare a 16 anni. Perché negli Stati Uniti è normale e quindi durante gli anni del liceo lavoravo in un negozio di giocattoli di un iraniano dopo la scuola. Durante l'università facevo due lavori, ho lavorato al giornale locale di Miami, che si chiama Miami Herald, la libertà di Miami per intenderci, però facevo anche la cameriera perché guadagnavo molto di più lavorando, servendo ai tavoli, perché ci sono le mance negli Stati Uniti e quindi aiutava molto di più il fatto di fare la cameriera di notte, cioè la sera.
oggi in tutte le cose, in tutti i lavori ti chiedono sempre se hai empatia, no? È una delle cose che chiedono per entrare nel mondo del lavoro. Tu senti di avere empatia, di avere nel rapporto con le persone, quindi anche proprio l'esperienza che hai avuto di lavoro facendo la cameriera. Ti ha aiutato quello? Allora, secondo me non devo dirlo io se ho empatia, ma bisognerebbe lasciarlo dire agli altri. Tendenzialmente credo, cioè, diciamo che purtroppo, perché non è sempre un pregio, mi medesimo molto negli altri e quando questo accade non sempre è una buona cosa, perché non sei lucido e poi mi emoziono tanto e quindi quando vedo persone in difficoltà faccio fatica, cioè, vabbè, ognuno ha i suoi pregi, i suoi difetti, io i miei. È questo che ti ha portato anche ad avvicinarti alla politica? Ma no, l'avvicinarmi alla politica è stato del tutto casuale, perché quando mi hanno chiesto di candidarmi nel 2007 ero rappresentante di classe della seconda elementare di mia figlia, la Carella, e mancava una donna in una lista civica e quindi conoscevo alcune persone che mi chiesero di candidarmi e io dissi sì, perché no, credo che Reggi sia stato un buon sindaco, era alla fine del suo primo mandato, non lo conoscevo ovviamente, darò il mio contributo, qualche mese di vita per fare una campagna elettorale lo do volentieri, senza stare neanche tanto a pensare ai partiti, destra, sinistra, mi era sembrato un buon sindaco e pensavo, avendo due bambini piccoli, che era giusto che anch'io facessi il mio pezzettino e dessi una mano. Ed è stato casuale, del tutto casuale, perché poi quando mi è stato chiesto di fare l'assessore non l'ho cercato, è stata una cosa strana. Io so che, anche perché ne avevamo parlato proprio in quegli anni, che hai anche lavorato per i ruoli che poi hai ricoperto, so che hai seguito dei corsi anche a Roma, è importante prepararsi anche da questo punto di vista, o ecco, basta così un volontarismo generico per entrare e saranno le uniche cose di politica che no, direi. Ma non è questione di politica, io credo che per fare qualsiasi lavoro si debba studiare, che sia uno studio manuale se fai il muratore o uno studio sui libri se stai nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda quello che è oggi il mio quotidiano, è obbligatorio passare tempo a studiare e leggere, perché nelle carte c'è sempre una risposta. Quindi non bisogna improvvisarsi nemmeno in questi anni, nemmeno nell'ambito amministrativo. Quindi no, poi è chiaro che anch'io ho iniziato improvvisando, nel senso che quando io ho iniziato a fare l'assessore, mi ricordo molto bene di aver detto accetto, ma se mi rendessi conto di non essere all'altezza o di non essere in grado, io mi ritiro, perché la vedevo come una cosa molto più grande di me all'epoca e ammetto, ma credo che non ci sia nessuno che possa dire diversamente, quando si diventa assessori dal nulla, un buon anno, almeno un anno, per capire bene come funziona la macchina, quali sono le regole amministrative, serve, perché o tu hai fatto una gavetta dove hai studiato l'amministrazione oppure devi per forza di cose imparare sul campo e studiare. Quindi di questi suoi 50 anni, analizzandoli, ripercorrendoli, quali sono le cose che sicuramente rifarebbe e quelle che non rifarebbe? Bah, in generale per me è una regola di vita cercare di non guardarmi mai indietro ma sempre avanti, quindi cioè se ho fatto le cose che ho fatto nel momento in cui le ho fatte sicuramente in quel momento mi sembrava la scelta migliore, cioè non allora, ora ero consapevole della patata bollente che mi prendevo quando ho accettato la candidatura. Devo dire che tanti mi hanno sconsigliato,
più che altro per la mia sanità mentale, perché quando sei il sindaco ti fai davvero carico di tanti problemi, di tante persone, di tante difficoltà, anche banali, che però alla fine della giornata sono un carico sulle spalle abbastanza importante, impegnativo. Però adesso arrivare a dire no, non lo rifarei, no, assolutamente. Quali sono le cose che rimpiangi di non aver fatto? No. Adesso hai 50 anni. Non sta bene dirlo a una donna, in effetti, Ma li porto bene. però li porti molto bene e quindi. Quali sono gli obiettivi che ancora ti poni? Quali sono le cose che vedi nel tuo futuro? Quali sono le cose che pensi fra 25 anni, quando ci troveremo ancora qui al settimo piano di Roma e ci racconteremo i Non nostri prima funziono così. 90 anni miei? Non funziono così, la mia testa non funziona, ma da sempre, da quando ero piccola. Non funziono per obiettivi. Sono più una persona che vive giorno per giorno, sfida, una sfida alla volta. Cioè non riesco a pensare a così lungo termine. Un po' perché la vita mi ha insegnato che è inutile. Già da quando ero giovane. E un po' perché probabilmente io per DNA sono proprio fatta così, giorno per giorno, una sfida alla volta, un problema alla volta, non lo so, chissà cosa potrà, non lo so, c'è chi dice ah ma ti candiderai sicuramente già per il secondo mandato, ma non so neanche se ci arrivo viva alla fine dei primi 4 anni, dei primi 5 anni, non è il mio, non faccio, l'unica cosa che sapevo fin da giovane era che volevo i figli presto, cosa che ho fatto. Questo era il mio obiettivo. Ne avrei voluti 4, 2, va bene così. Cosa porta il futuro? E chi lo sa cosa porta il futuro? Beh. Tu lo sai Oggi cosa farai tra no, 10 anni? no, io fra 10 anni ho buone possibilità, a 81 anni probabilmente starò cercando una RSA dove Ma va là, ma ricoverarmi, va là, no, molto probabilmente quello. no. Di sicuro se mi avessero detto che mi sarei candidata a sindaco non ce l'avrei creduto. Questo è E certo. quindi non hai. Non era nei miei piani. Vedi come Sì. cambia? Alla fine uno si fa tutto un film, no? E pensa, vorrei andare là e fare questa cosa, e poi succede qualcosa che ti scardina tutto. Allora tanto vale Chiaro. fare dei piani. Vivi giorno per giorno. Un giornalista all'inizio di questo mandato mi ha fatto una domanda ed è stata cosa auguri a Piacenza nei prossimi 5 anni? Mia risposta era stata un cambio di mentalità. È dura, nel senso Sì. che piano piano, secondo me, stiamo iniziando come città ad aprirci un pochino. Quando prima mi hai chiesto quando sei tornata, cosa hai trovato di cambiato, ecco cosa ti volevo dire. Quando sono partita a 13 anni, io mi disperavo perché pensavo che tornando avrei trovato cose cambiate, diverse, i miei amici sarebbero stati in altri luoghi. Tornando il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, mi accorgevo sempre che alla fine i miei amici si trovavano nello stesso bar, perché noi andavamo al bar università all'epoca, più o meno alla stessa ora, i weekend si svolgevano sempre più o meno nello stesso modo. E quindi a un certo punto mi sono detta, vabbè, ma se anche torno tra 10 anni, trovo tutto come prima, che è una cosa molto bella dell'Italia, molto diversa dagli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti se tu manchi da un quartiere per 10 anni, torni dopo 10 anni, magari è completamente diverso. Qui tra 10 anni non sarà tutto completamente diverso perché il gotico sarà lì. Le nostre chiese saranno tutte nel loro Fuori. posto, i cavalli del Mochi saranno in piazza Cavalli. Questo non avviene negli Stati Uniti, ma così come non avviene con le persone, perché le persone c'è una mancanza negli Stati Uniti, ci sono tanti pregi, tantissimi pregi,
ma anche tanti difetti. Uno dei più grossi difetti è il fatto che la mobilità delle persone che si muovono per motivi di studio, di lavoro, di famiglia, fa sì che non si creino delle radici, che è invece la parte bella dell'Italia, cioè la famiglia, le amicizie, il fatto che si cresca insieme, che si stia vicini e che il paesaggio tutto sommato non cambi mai più di un tot, perché avendo noi la storia che viene da lontano, è quello che succede qui. Quindi qua il tempo è un po' più fermo rispetto... E le tue radici sono qui? Ah, le mie radici sono sempre state qui, assolutamente. Sì, sì, ma io fin da bambina, cioè io prendevo il treno Bergamo-Piacenza in terza media per venire qui a fare il weekend con i miei amici, perché i miei amici erano qui e io dovevo stare qui, un po' per il nonno e la nonna, perché i miei nonni paterni sono stati per me un faro, quindi dovevo venire dalla nonna. Nonna Ida e nonno Franco. Fra quando ci ritroviamo a raccontarci i tuoi primi 60, fra 10 anni? Chi può dirlo? Torniamo punto a capo, vediamo dove siamo tra 10 anni. Non ne ho la più pallida idea. Grazie. Grazie a te.